Ti ricordi cosa diceva papà? Sì. Devi sempre trovare una ragione per andare avanti. Devi sempre trovare una ragione per andare avanti. Mi hai portato quella cosa che ti ho chiesto? Sì, ti ho portato. Questo dovrebbe essere l'ultimo indirizzo. Bene. Cosa ci vuoi fare? Non hai ancora capito che con questa gente non c'è da scherzare. Non vorrei che facessi qualche colpo di testa. Vedi, Raffa, quando a un uomo tolgono le ragioni per vivere, deve trovarla una giustificazione. Non si può resistere alla dura verità delle cose, soprattutto quando è banale. Trovare un uomo fedele che ti ama non è una cosa facile, soprattutto nei nostri ambienti. Eppure, proprio mentre vivevo un sogno, i nostri momenti, la nostra casa, le nostre passeggiate. Luca! Luca! Senza un motivo, senza una ragione, senza una parola. E così cancellano l'unica mia ragione di vita. Luca! Luca! No! Luca! E così ora esiste solo la disperazione di un uomo ferito, messo con le spalle al muro, ferito come un animale. I delinquenti senza scrupoli, cosa potevano volere da noi? Ma non so se va a sbagliare in diritto. Ti ringrazio per questi indirizzi. Li troverò. Quando non riesci a spiegarti perché Dio ti ha portato via al mondo, te lo inventi tu il motivo. Ti inventi una nuova vita, diversa. Una ragione quando non c'è. Così cominci a costruirtela la nuova ragione di vita. Provi e riprovi finché non ci riesci. Ti inventi una nuova storia, una nuova dimensione. Trovi il modo di giustificare il tempo che ti resta da vivere e vai in cerca di ciò che ti rende libero, anche se solo per poco tempo, anche se è solo un'illusione. E così è cominciata la mia ricerca con quello che credevo fosse la mia vendetta. Ehi, tu hai bisogno di una mano? Sì, grazie. Hai bisogno di una mano? No! Mafia siciliana, potente famiglia del clan dei Voltaggio, emigrati dalla Sicilia e sbarcano in Brianza, bellissima villa di... Anche se ho ucciso il loro capo, sanarli, non ti aiuterà a evitare una pallottola nella schiena. Non muoiono gli immortali, Raffa. E io sono già morto insieme a Luca. Ora sai come sono andate veramente le cose. Le storie d'amore vanno oltre la morte. Vanno oltre anche la verità. Ricordati sempre queste parole, perché saranno le uniche che ti daranno speranza. Addio, Raffa. Raffaele! Ancora a leggere quell'articolo. È un anno che leggi solo quello. Poi ti inventi delle storie assurde e ci stai peggio. Dai, andiamo. È l'ora di merenda.